Buongiorno, questo è Freenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno martedì 26 ottobre 2021. Abbiamo visto ieri un passaggio molto importante del testo della lettera ai Romani, il capitolo 8, nei versetti 12-17. Oggi continuiamo in perfetta continuità nei versetti 18-25. Una pericope molto importante, la pericope è cioè che un pezzo di testo tagliato ai lati, no? Un quadratone un pochino più largo, e che ci sottolinea un aspetto diverso. Mentre Paolo in 8:12-17 ci spiega come dobbiamo cooperare all'azione dello Spirito che fa morire in noi gli elementi della mentalità che ci porterebbe a vivere in modo egoistico e non ci aprirebbe alla gratuità dell'amore, qui naturalmente si fa la considerazione complementare. Cosa significa? Che essere con lui cotestimoni in questo mondo significa portarsi anche noi la nostra parte di sofferenze, difficoltà e rifiuti. Bene, Paolo nella prima parte spiegherà come la gloria che deve essere rivelata in noi è estremamente superiore e poi ci darà un'indicazione sulla quale ci fermiamo un attimo. Questo fino al versetto 23, 24, 25 poi hanno una prospettiva leggermente diversa. Infatti dice: io ritengo, valuto alla lettera, che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Insomma, da un certo punto di vista si dà le motivazioni anche della perseveranza e sottolinea con estrema chiarezza che anche la creazione attende questa rivelazione. E infatti aggiunge: sappiamo che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Il peccato, ovviamente, con il suo linguaggio di sopraffazione, di violenza, di ingiustizia, è entrato nel mondo. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, è ovvio, aspettando l'adozione a figli. Ma non eravamo già figli di Dio? Certo. Ma qui l'adozione, più che l'adozione a figli, è da intendersi, per quanto ci riguarda, del completamento di questa adozione, e cioè la redenzione del nostro corpo, il riscatto del nostro corpo, la resurrezione dei morti, cioè la completa ricomposizione della nostra persona nella gloria. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Io penso che questa espressione possa essere tradotta in forma diversa: dalla speranza siamo stati salvati, perché qui l'oggetto della speranza è al centro, cioè siccome dalle riflessioni, i motivi della speranza, lui dice infatti dalla speranza siamo stati salvati, nel senso che questa speranza sostenuta dall'azione dello Spirito ci conduce verso il compimento. E poi aggiunge: ora, ciò che si spera, se visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Quindi la speranza cristiana non è le cose vanno tutte bene, non ho problemi. Quella è una speranza umana. Anche Abramo, in 4:18, i Romani, dice credette al di là di ogni speranza. Cioè, la speranza vera non è quella fondata sul fatto che ti va tutto bene, ma che fondi la tua speranza sulla sua promessa e la fondi con perseveranza, con pazienza. E quindi, come vedete, allora la fede diventa un cammino che struttura la nostra personalità e la modella. Non è, allora capite, non è tanto ma ci sarà qualcosa, chi dice così probabilmente percorsi di questo tipo non sa neppure dove stiano di casa. Il Salmo 125-126 è bellissimo perché parla della riabilitazione post-esilica del Signore. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Sono le wadi, cioè quelle precipitazioni a carattere torrentizio che ci sono appunto nel Negev e che portano via tutto. E quindi l'immagine usata da una questione molto, molto concreta è riconducici immediatamente, rapidamente. Il Vangelo continua con pochi versetti
ma molto, sono molto significativi e molto interessanti parlando del regno di Dio. Ma ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo diceva Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Dopo la turbolenta situazione della donna guarita in giorno di sabato nella sinagoga, oggi abbiamo 2 piccole parabolette, ma che vorrei unire dalla loro logica e dal loro percorso, e su questa vorrei fare una piccola riflessione con voi. Cioè, la prima dice: a cosa è simile il regno di Dio? È simile a un granello di senape che un uomo gettò, prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero, eccetera, gli uccelli del cielo vanno a farci il nido. La seconda: cosa si può paragonare al regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Dicevo dell'elemento di congiunzione che è importante: il regno dei cieli è una realtà dinamica. Dove troviamo pigrizia, stanchezza, difesa del proprio possesso, rigidità mentale, eccetera, lo spirito è andato in vacanza. Siamo d'accordo? Il regno dei cieli è una realtà dinamica. D'altronde inizia con un cambiamento dinamico fondamentale, la conversione. La conversione è veramente lasciare da parte la propria mentalità per accoglierne un'altra. L'abbiamo visto anche in rapporto alla speranza, ricordate, no? Lasciare le nostre speranze e affidarsi alla speranza di Dio. Per il mondo saremo sempre degli stupidotti, è ovvio, non possiamo pensare che questa cosa, perché se fossimo troppo d'accordo con lo spirito del mondo, ci sarebbe da domandarsi se lo spirito di Dio ci stia un po' trasformando o meno, perché ci sono ovviamente obiettivi differenti. Allora, se vogliamo fare una verifica, ecco, vediamo quanto siamo dinamici a cambiare in una situazione, a renderci disponibili in un'altra, ad andare oltre le nostre paure, a non fermarsi a quello che vediamo, o a nutrire, diciamo così, il nostro orizzonte soltanto dei nostri bisogni soddisfatti o meno. Ecco, il regno dei cieli è questo. E dobbiamo preoccuparci non quando abbiamo poche persone, quando manchiamo di dinamicità, quando troviamo cuori chiusi, poca disponibilità. Vuol dire che la malattia dell'egoismo ha proliferato in noi e sta uccidendo la nostra anima. Mentre nel momento in cui ci sappiamo soffermare per uno che soffre, compartecipare a uno che magari ha una gioia, una persona che è nella gioia, piuttosto che sappiamo fremere per l'ingiustizia commessa verso altri, ecco, allora ancora questa dinamicità è presente, come un lievito opera all'interno, ma fa crescere la massa. Ecco, senza questo non siamo ovviamente vitali, perché non abbiamo niente da dare. Dobbiamo rendercene conto, siamo semplicemente una massa sociale legata da una serie di interessi. Finiti quegli interessi, finita la massa. Certamente il Signore opera all'interno della sua Chiesa, ma non opera con questa Chiesa che pensa di fare soltanto massa sociale. E dobbiamo pensarci, perché tutto ciò che viene dallo Spirito è vitale, tutto il resto non serve perché è già morto. È una bella riflessione, facciamola, e soprattutto mettiamoci in cammino, lasciamo che questo dinamismo che viene dallo Spirito incida un po' anche nelle nostre mentalità e dunque anche nelle nostre azioni concrete. Abbiamo finito e io vi do appuntamento a domani. Grazie.